La difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, dalle calamità naturali e dalle malattie del bestiame ha sempre costituito un elemento strategico per la difesa dei redditi, in considerazione che l'attività primaria, a differenza delle altre attività economiche, risulta più soggetta alle difficoltà derivanti da eventi climatici avversi. Per questo a livello nazionale e locale la normativa ha previsto specifici strumenti di intervento. Il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale stanzia risorse dedicate al sistema delle assicurazioni agevolate in agricoltura. Lo Stato, attraverso il Piano Assicurativo Nazionale, prevede tutta una serie di pacchetti che l'agricoltore, attraverso la consulenza dei consorzi, può scegliere in funzione delle proprie necessità. Non esistono pertanto dei pacchetti veri e propri a seconda delle colture, quindi riso piuttosto che mais, ma esiste la possibilità da parte dell'agricoltore di poterli sceglierle. Ad esempio, per il mais una scelta oculata potrebbe essere l'assicurazione della coltura dal rischio grandine, dal vento forte o dalla siccità. Mentre per il riso, un esempio classico, oltre ovviamente alla protezione dal rischio grandine e del vento forte, potrebbe essere lo sbalzo termico. Principalmente il Condifesa stipula una lettera d'intesa con le compagnie, dove all'interno ci sono delle regole da seguire, sia per quanto riguarda le garanzie, quindi nel dettaglio sono riportati i termini delle garanzie, quindi grandine, eccesso di pioggia, vento forte, eccetera, e vengono stipulati anche i tassi per comune barra prodotto. In questo caso il Condifesa controlla i dati e una volta firmate le condizioni il socio può andare direttamente presso la sua compagnia e certo anche l'agenzia per stipulare le polizze assicurative. Le assicurazioni agevolate sono uno strumento che l'agricoltore può utilizzare grazie al piano agricolo assicurativo nazionale. Questo piano viene fornito ogni anno dal Ministero e consente all'agricoltore di scegliere una serie di pacchetti per proteggersi da tutta una serie di rischi. Pertanto, tutte le combinazioni assicurative che rientrano in questi pacchetti possono godere dell'agevolazione statale. Il socio a questo punto dovrà assicurare il suo prodotto e il suo comune. Il prodotto dovrà essere assicurato nella completezza del suo comune, quindi se avrà riso in quel comune dovrà assicurarlo tutto. Le polizze assicurative giungono al Condifesa e il Condifesa le dovrà inserire sul suo sistema informatico. Principalmente controlleremo i dati del socio e che il comune effettivamente corrisponda alla PAC, quindi fascicolo aziendale, soprattutto il PAI, piano assicurativo individuale. I consorzi di difesa svolgono un ruolo centrale all'interno del sistema assicurativo. Essi non solo fanno da tramite tra lo Stato che elargisce il contributo e l'agricoltore che lo percepisce e la Regione che attraverso il sistema del PSR effettua l'erogazione vera e propria, ma ha anche un'attività di carattere consulenziale a favore del socio, quindi dal controllo delle polizze, dal controllo dei certificati all'anticipo dei contributi a favore del socio che li recupererà poi in un secondo tempo. Il socio, una volta che ha assicurato e ha firmato la sua polizza assicurativa, sa che è inserita nel sistema informatico del Condifesa. Nell'eventualità avesse dei danni, quindi o grandine o vento sulle sue colture, farà direttamente la denuncia alla sua assicurazione. Usciranno i periti comunque ci contattano per avere anche il controllo delle polizze e
il socio successivamente, se avrà il danno, verrà comunque poi saldato a dicembre con il pagamento dell'assicurazione direttamente al socio. Tutta quanta la filiera di adesione ai bandi assicurativi, alle misure per poter ottenere contributo e poi l'erogazione del contributo medesimo ha avuto tutta una serie di difficoltà. Difficoltà innanzitutto burocratiche, che quindi necessitano di uno snellimento della procedura di erogazione, ma anche difficoltà legate alla scelta dei pacchetti assicurativi che consentono l'assicurazione agevolata. Pacchetti molto stringenti che non mettono più al centro del sistema l'agricoltore, che invece ha bisogno di una maggiore elasticità nella scelta dei rischi da dover coprire. Il premio viene sempre riparametrato dal Ministero. In questo caso, se il tasso sarà troppo alto, il Ministero comunque riparametrerà con un parametro un po' più basso e su quel parametro verrà pagato il socio il 65% sulla spesa ammessa. Purtroppo dal 2014 sono un po' cambiate le situazioni per quanto riguarda i pagamenti del Ministero al socio. Nel 2014 abbiamo avuto un rallentamento, una volta venivano pagati direttamente al socio entro giugno dell'anno successivo rispetto alla stipula della polizza, invece nel 2014 il Ministero ha iniziato a fare tre tranche. Nel 2015 cambia totalmente tutto, il Ministero abbina il piano assicurativo individuale direttamente alle polizze dell'assicurato. È evidente che l'agricoltore non può aspettare tre anni prima di ricevere i contributi. Oggi noi stiamo ancora aspettando che alcune nostre aziende ricevano i contributi del 2015. Noi abbiamo avuto un controllo, abbiamo effettuato un controllo e abbiamo avuto 198 soci pagati totalmente su circa 500 posizioni. È evidente che se i pacchetti sono molto stringenti rispetto alle reali necessità dei soci, laddove da un punto di vista economico sia positivo per il socio decide di assicurarsi fuori consorzio e quindi fuori l'assicurazione agevolata. Altri aspetti sono quelli legati ai controlli, perché è chiaro che nel momento in cui un socio aderisce all'assicurazione agevolata, poi giustamente l'ente competente dovrà controllare che tutte quante le carte siano in regola. Il Condifesa sta controllando e continua a monitorare tutte le situazioni di ogni suo socio. È evidente però che se c'è una difficoltà nel poi dimostrare che effettivamente le cose sono state fatte per bene, diventa difficoltoso dare una tranquillità al socio che va ad aderire all'assicurazione agevolata.